Professor Carotenuto, che cosa rappresenta una casa per l'analista? Si tratta di un fatto importante, non penso soltanto per un analista, ma se vogliamo definire il problema, potremmo dire che la casa rappresenta quella che è la propria personalità. Noi tutti, quando andiamo in una casa di un conoscente, abbiamo subito un'impressione e questa prima impressione poi è quasi sempre definitiva, perché la casa esprime la persona che ci vive dentro e quindi per un analista avere una casa, diciamo, come minimo confortevole, come minimo che offra la possibilità di dare a chi entra una sensazione completamente diversa dall'usuale, io penso che sia molto importante. Lei ha introdotto quindi la questione che la casa è importante per ogni individuo. Secondo lei, in che cosa esattamente nella costruzione di un appartamento possiamo identificare le caratteristiche tipiche di una personalità? La casa, per esempio, nei sogni, molte volte esprime proprio la personalità di chi sta sognando. E quello che è importante è che una casa sia funzionale e che possa, in un modo o nell'altro, diciamo, esprimere i bisogni, le necessità della persona che vive in questa casa. Noi sappiamo che è anche molto difficile avere delle case confortevoli, ma non si tratta tanto di avere una bella casa, si tratta di avere una casa che dà del conforto, che esprima cioè una situazione psicologica nella quale la persona che vi è inserita si sente a proprio agio ed è uno sforzo continuo perché una casa non è che si forma in un giorno né rimane stabile per tutta la vita, ha sempre dei cambiamenti e questi cambiamenti sono in funzione della persona che cresce. Qual è un oggetto che per lei rappresenta qualcosa di particolare? Ma per me l'oggetto è la mia biblioteca, io non potrei vivere senza la mia biblioteca, perché la biblioteca significa soprattutto entrare in rapporto con gli altri e non sono gli altri che ci vivono così accanto, ma sono gli altri che magari sono vissuti 2500 anni fa e avere il conforto di un linguaggio e di una comunicazione e di un pensiero così lontano nel tempo dà a noi il senso proprio della nostra vita, che non è una vita sminuzzata, ma è una vita che ha un riferimento con l'antico e che però vive nel presente. Un'ultima domanda, esiste un rapporto che può essere definito equilibrato tra l'individuo e il proprio habitat? Beh, certo che esiste, soltanto che è molto difficile e generalmente il problema sta nel fatto che le persone stesse non capiscono l'importanza dell'habitat e pensano magari che o attraverso il lusso o attraverso altre cose del genere possono vivere bene, invece non è vero, si vive bene soltanto se il posto dove io abito e dove risiedo esprime parte della mia personalità. So che è un discorso molto difficile, ma è necessario che ogni individuo magari considerando che il mondo è la sua vita vada lì nei posti e stia nei posti dove sente che la sua esistenza ha un senso. Possiamo dire in conclusione che la casa rispecchia l'individuo. La casa rispecchia l'individuo per eccellenza. Basta entrare in una casa e si può capire il tipo di persona che ci vive dentro. Ringraziamo il professor Carotenuto. Io ringrazio voi per queste domande.